Grazie Massimo Della Linea, io ospite questa mattina qui in redazione Michele Vaghini, segretario CISL, benvenuto su Radio Sound. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Si torna finalmente in presenza, quest'anno la mobilità avrà una doppia valenza perché sì, concentrata sul lavoro, ma un pensiero andrà sicuramente alla guerra in Ucraina. Sì, beh, intanto diciamo che siamo contenti del fatto che dopo 2 anni di pandemia, dove abbiamo sospeso almeno il primo anno completamente la celebrazione del 1° maggio e l'anno scorso l'abbiamo fatto in forma ridotta, quest'anno ritorniamo a farla diciamo in presenza e ci auguriamo che Piazza Cavalli sia il più pieno possibile. Come motto è stata scelta la guerra, o meglio quello che sta succedendo in Ucraina. Noi ci auguriamo che ci siano le condizioni il più presto possibile per far sì che la pace riesca a concretizzarsi su quel territorio, e di riflesso ovviamente ci sono tutti i temi del lavoro che sono connessi anche purtroppo a quello che sta succedendo in questo momento, perché la guerra sta portando delle grandi problematiche anche nel mercato del lavoro. Abbiamo visto i costi dell'energia, delle materie prime schizzare alle stelle, questo ha compromesso anche l'attività di molte realtà produttive, con il grave rischio che possa compromettersi anche sulla tenuta occupazionale. Quindi i due fatti, guerra in Ucraina e mondo del lavoro, sono collegati, per questo come motto abbiamo scelto al lavoro per la pace, perché noi riteniamo che la diplomazia internazionale debba in questo momento farsi partecipe e accollarsi nel più breve tempo possibile una mediazione che possa accontentare i paesi in questo momento in guerra. C'è il grave problema anche degli incidenti sul lavoro che continuano imperterriti, ce ne sono notizie quotidiane praticamente che riguardano tutto il territorio italiano. Assolutamente. E tra l'altro proprio ieri è successo un episodio al polo logistico di Casa San Giovanni. Adesso non abbiamo ancora gli elementi per capire se è stato un malore o se è stato un incidente sul lavoro, però questo è un'ulteriore morte di un lavoratore che stava comunque prestando la propria opera. L'anno scorso ricordo che ci sono stati 3 morti sul lavoro al giorno. Questa è stata un'ulteriore annata, quella dell'anno scorso, del 2021, che ha fatto stragi di lavoratori, di lavoratrici che purtroppo hanno perso la vita. E questa strage deve essere assolutamente fermata. Noi, come ogni anno, ribadiamo l'importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro. Abbiamo anche presentato dei documenti che abbiamo portato al governo come organizzazioni sindacali, che possono aiutare comunque a migliorare la situazione in molte aziende, in molte fabbriche, in molti luoghi di lavoro. Ci auguriamo che tutte le nostre richieste vengano colte dal governo. Serve sicuramente una nuova legge e serve che anche chi non rispetta tutte le varie regolamentazioni sulla sicurezza sul lavoro debba essere punito in maniera esemplare. Ecco, domenica veniamo ovviamente all'appuntamento. Alle 8:30 il primo ritrovo in via Caduti sul lavoro. Sì. Allora, domenica intanto ci saranno 2 manifestazioni. La prima è a Piacenza, ma ricordo anche quella altrettanto importante, che è tra l'altro una tradizione storica che va avanti da moltissimo tempo, che è il 1° maggio a Monticelli d'Ongina. Per quel che riguarda Piacenza, alle 8:30 ci sarà il deposito da corona di fiori al monumento dei caduti sul lavoro, per quello che dicevamo prima, e poi alle 9:30 partirà il corteo sul corso che raggiungerà Piazza Cavalli. A Monticelli il tutto verrà svolto alle 9:30 e sui temi, come dicevo prima, legati al mondo del lavoro e alla pace, che riteniamo assolutamente importanti. Insomma. Domenica Monticelli d'Ongina e Piacenza. Piacenza e Monticelli d'Ongina richiamano l'attenzione ancora sul lavoro in questa festa del 1° maggio. Ne abbiamo parlato con Michele Vaghini, segretario CISL di Piacenza, che è stato con noi. Buona giornata. Grazie a tutti. Salve.